si è chiuso con uno straordinario successo il Festival Cinematografico Roseto Opera Prima. Ha vinto la pellicola Una femmina del regista Costabile, accolto sul palco dall'amministrazione comunale e dal direttore artistico Pino Strabioli, visibilmente contento per l'offerta culturale presentata in questa 26esima edizione, ideata e creata nel 1996 dal regista montoriese Tonino Valeri. È andata benissimo, è stata una nuotata serena in questo mare che ci è sembrato calmo, bello, accogliente, un mare piatto, però proprio bello, bello, bello. Cosa ti porti a casa dopo questi 15 giorni di presenza costante, direi? Ma mi porto a casa molto arricchimento, sia umano che professionale, e ho ritrovato un entusiasmo che altrove si sta via via perdendo quando ci si abitua, no? Ai festival collaudati. E quindi ho tenuto presente che voleva essere un omaggio alla storia di questo festival, Tonino Valeri, e a quello che ha significato. Però mi è molto piaciuto col gruppo di lavoro con Fuori Luogo di cercare di dare anche della contemporaneità, quindi dei segnali e dei messaggi importanti, cercando di veicolarli in maniera anche leggera, per cui anche ho giocato con gli amici, con Nancy Brilli, con Morgan quando ci ha fatto la sorpresa, con Francesco Montanari, insomma un gioco, giocare è bellissimo, recitare in francese si dice jouer, in inglese to play, per cui abbiamo giocato ad un gioco intelligente. Domani è già futuro, qual è il futuro di Pino Strabioli e qual è secondo Pino il futuro di Roseto Opera Prima? Beh, il mio futuro, domani riposo, dopodomani sono ad Orvieto dove dirigo un altro festival, avrò Ercomi, Noemi e Carmen Consoli, e poi sarò a Giulianova con Cristian De Sica, perché ripartiamo dal 23 da Latina, poi in giro per l'Italia con Cristian De Sica e con Patti Bravo. Ma il futuro di Roseto è roseo, scusate lo stupido gioco di parole, ma se questa è la partenza mi sembra che sia ottima.